Vuoi tu, Clizia Guerrara, sposare il qui presente Simon de Pont, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì! 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 Accidenti, Clizia! Ma sei tu che svegli la sveglia o la sveglia che sveglia te? Tipo, sei pazzo! Spero di non aver interrotto il vostro matrimonio, ma ho il compito in classe oggi, alla prima ora. Belle le mie nuove Timberland. Ha detto di sì questa volta? No. Beh, vedrai che domani andrà meglio. Ma perché? Perché non riesco mai a sognare Madonna? Perché hai ancora la voce da pollo e sei alto un metro e una banana. Sì, lo dici tu. Quando sarò Clizia Le Bon, non dovrò più preparare i libri. Avrò Rossana, la mia migliore amica, come segretaria. E se Elena accetterà, sarà la mia cameriera e la mattina mi porterà gli hamburger a letto. Potrò svegliarmi anche un quarto d'ora più tardi. Tanto a scuola ci andrò in macchina. Però avrò anche un sacco di problemi, altro che. Specialmente quando Simon verrà a prendermi all'uscita. Chissà che casino faranno le altre. Beh, vuol dire che dovremo assoldare dei gorilla per questo. Però così non saremo mai soli. Ma la moglie di Simon deve adattarsi a questo e ad altro. Vero, Simon? Una rasatura perfetta, sotto ogni profilo. Gipo, ti sbrighi? Un attimo, mi sto lavando i denti. Quando sarò Clizia Le Bon, per prima cosa mi faccio un bagno personale, d'un gusto pazzesco. Pieno di marmi, di specchi, di moquette. E Gipo, per entrare, dovrà pagare il biglietto, sempre che se lo possa permettere. Entra, Clizia Le Bon. E Simon come era vestito? Di bianco, mega gala. Ma non è la sposa che si veste di bianco? Gipo, risparmiati, perché Simon è elegantissimo. Ah, certo, tu non sarai mai elegante come lui. Nemmeno al tuo matrimonio. Chi è che si sposa? Nessuno. Clizia con Simon. E Gipo con Madonna. Certo che due figli deficienti su due è un bel record. Ti sembra niente? Ma non sei contenta? Così finisci sui Guinness dei primati. Vado io. Signora, sono Rossana, potrei parlare con Clizia? Non sono una signora e te sei una stronza. Ma ti sei preparata bene? Sì. È la panozza. Dici che ci sono i durani. Che bello, mi porta fortuna prima di andare a scuola. Piano, Clizia. Simon, eccomi. Papà. Che c'è? Vieni con me a vedere i durani. Ma Clizia, è la stessa roba da due mesi. Non preoccuparti. Fra un anno sparerai certe note basse da fare invidia a tutto il mondo. E a Simon Le Bon. Mamma, vieni, sono stupendi. Simon è bellissimo. Peccato che sia gay. E questo cos'è? Ma, non so. Ma è schiuma da bar. Adesso capisco perché finisce così in fretta. Gay? Non lo è, mamma. La tua è soltanto invidia perché papà non è bello come lui. Hai ragione. Eh sì. John, quanto sei bello. Altro che Simon di Clizia. Ti amo, John. No, o farai tardi a scuola anche oggi. Io sono stufo di firmare sempre giustificazioni. Hai capito? E poi non mettere mai in ordine, sai? Tira sui libri. Vi conosco. Vi conosco come siete fatte tu e Clizia.
E poi quel Simon. Ma come fa a piacervi un mostro del genere con gli orecchini? Papà, Simon ha un orecchino solo, orecchio sinistro. Oh, scusa. Vieni a pranzo? Cosa? Vieni a pranzo? Ah, no. Vado dalla mamma, mi deve far conoscere il suo nuovo fidanzato. Che palle questo tram! Perché non ti sbrighi a sposare Simon? Pensa che forza! Arrivare a scuola in una macchina lussuosa. Tanto a te non ti ci faccio salire. Ah sì, e perché? Perché sei invidioso, parli sempre male di lui. Guarda che arriva. Hai visto, Cody si è fatto il motorino nuovo. Perché non te lo fai dare da lui un passaggio? Perché da come lo stringeva, Elena da lì non scende. Senti, se mi fai sedere ti giuro che la prossima volta telefono e ti dico buongiorno, avvocato. Dai, Gipo, fai sedere le signore. Signora quella truzza lì. Va bene, va, giusto perché con quel coso in testa mi ricordi Madonna. E siediti. Hai visto? La mattina sono più fichi del solito. Sì, ma una strizza per matematica. Ah, ho deciso. Io mi prendo Simon e John e tu ti prendi Andy, Nick, Roger e ancora Andy. Se mi passi il compito ci sto. Giura. Lo sai, Rossana, che stai diventando proprio pazza. No, guarda, mi sa che sei tu pazza che lasci Simon per un vile compito in classe. Hai ragione. No, Simon non me lo tocchi. Simon in cambio degli altri quattro. E se ti passi il compito me lo presti. Ciao, duraniane! Ma cosa vuole quello? Secondo te quell'Alex sta dietro a me o a te? Per quello che me ne importa. Non lo saprete mai. Voi state sempre insieme. Vi ci vorrebbe una coppia di gemelli. Magari siamesi. Guarda che anche i Duran Duran stanno sempre insieme. A noi ci bastano loro. Brave furbe. Se oggi mi va bene, faccio voto di non vedere DJ Television per 3 giorni consecutivi. Esagerata. Ma dai, Elena, te l'ho già detto. Sei sicuro? Sì, con Clizia è finito tutto, te lo giuro. Ciao. Ciao, ci vediamo dopo, eh. Ciao. Scusa, Clizia. Cody, stai più attento, sei proprio un pirla. Pirla lo dici a tuo fratello. E tu a tuo padre. Dai, Cody. Senti, Clizia, ti serve un calcio nel culo? Ma quale calcio nel culo? Che senza Timberland hai 2 piedi che sembri la Pantera Rosa. Clizia, è tardi. Levati di torno, deficiente. Pirla, faccia da spunti. Clizia, camomillati un po'. Se fai così penseranno che ti piace ancora. E pensare che ci ho passato un anno con quella specie di cuccador di gallina. Ehi, ragazze, è tardi. Perché ridi? Sai, pensavo che quando sarò Clizia Le Bon, Cody lo faccio sistemare dalle guardie del corpo di Simon. Ah, finalmente ragioni come una persona seria, Clizia Le Bon. Entriamo. Eschilo nacque ad Eleusi nel 525 avanti Cristo. Della sua vita non sappiamo quasi nulla, ma quel che a noi interessa è che Eschilo fu il più grande e antico dei tragici greci a cantare le sventure degli Atridi con l'Orestea, uno dei massimi capolavori della letteratura e non solo di quella ellenica. L'Orestea si può definire una vasta epopea lirica. Sai che Cody si è comprato il motorino nuovo? Già, ci fa le consegne a domicilio. No, ci porta in giro me. Per la consegna hanno il furgone con su scritto macelleria Polleria Polato.
Offerta speciale, 3 polli 12.000 più IVA. Dai, non essere invidiosa. Invidiosa di quel Gino lì, ma tu sei proprio fuori. Passioni terrene e carnali. Secondo te Cody è capace di spennare le galline? Credo di sì, una piuma alla volta. Capirai, con quelle mani lunghe che si ritrova. E le sbudella anche. Questo lo dovresti sapere tu. Vogliamo fare un po' di silenzio là in fondo? Allora, sentiamo se Invernizzi ha capito. Dico a te, Rosana Invernizzi, Rosana, mi senti? Rosana, ha ben capito l'importanza della trilogia Eschilea attraverso i secoli. Cosa fai? Dormi? O sei diventata sorda? No, Gippo, di nuovo. Io sono proprio stufa. 2 paia di scarpe in un mese. Guarda, Gippo, che tuo padre fa il giornalista. Non è mica Paperon dei Paperoni e lavora tutto il giorno. E voi non fate altro che buttare i soldi dalla finestra. Quella con i poster e i diari dei Durant, l'Inter e le scarpe. Ma ora basta, sai, da domani si cambia registro. Io non vi compro più niente, così vediamo cosa vi fate rubare. Ma mamma, io... Io un tubo. Ma c'è bisogno per forza di mettere le Timberland. Lo sai che le rubano. Ma mamma, io... Io cosa? Io non l'ho fatto apposta. Mamma, non devi sgridarmi così. Ho avuto anche paura, sai? Oddio, ma scusami, scusami. Ti hanno fatto male? No, mamma, niente. Sei sicuro? Sì, mamma, sicuro. Ma ti prego, non dirla a papà e a Clizia. Non ho capito, non vuoi che gli dica che ti hanno rubato le Timberland? No, non quello. Non devi dirgli che ho pianto. A quanto pare tuo padre non ti ha insegnato a sparecchiare. Perché non metti mai la mantella rossa che ti ho prestato? Senti, mamma, non posso andare a scuola con quella mantella. Mi dispiace, sembro Supergirl. Mi raccomando, digli che è buonissimo. Non posso, a me il bollito mi fa schifo. Poi se c'è la lingua vomito, eh. Ragazze, la lingua! Oddio, svengo. Vado a prendere una fantastica salsina verde. Allora, come ti sembra? Peggio di papà. Sì, ma farò una splendida carriera. Ma che dici, mamma? Questo l'anno prossimo va in pensione. Ah, c'è DJ Television. Se siamo fortunati ci becchiamo i Durant. Che sbaglio. DJ Television. Ecco qua, come da scema Sim. Ma cos'è questa roba? Ci perdiamo il telegiornale. E chi se ne frega? Rossana! Mamma, chi se ne importa? Adesso arrivano loro, ti rendi conto? Vuoi mettere i Duran contro Reagan? Ma cosa sta dicendo? Mi sembra pazza. Sono dei cantanti, i Duran Duran. Rossana, ma non potresti almeno per oggi? Mamma, eccoli, eccoli, guarda, guarda Simon, che occhi, quanto è bello, è stupendo. Ora stiamo cercando... Ma adesso gli uomini si mettono anche il rimmel. Mamma, spiegaglielo tu. Ma dimmi una cosa, Fulvia, adesso si mettono anche il rossetto. Che palle che siete, si truccano perché sono degli artisti. E sarà. Ma io Robert Redford con rossetto non l'ho mai visto, eh? Ma perché? Tu conosci Robert Redford? Certo, se conosceva Robert Redford stava sicuramente a mangiare il bollito con te. Clizia,
aspetta, sei troppo leggera, fa freddo fuori. Ma non me l'avevi detto tu di non prendere il Moncler? Sì, ma... che poi me lo rubano. Vabbè, ma mettilo addosso lo stesso. Lasciala fare. Meglio un raffreddore di quando stava chiusa tutto il giorno in camera. Già, mi sembra che la crisi sia passata. Beh, direi proprio di sì. Oggi ha mangiato tutte e due le cosce del pollo. Pomeriggio è l'unico giorno della settimana che siamo libere dai compiti e possiamo uscire. Ma non per questo è un giorno meno faticoso. Io e Rossana setacciamo tutta la città alla ricerca di foto, poster e libri dei Duran Duran. Quando stavo con Cody ho passato dei sabati molto belli. Beh, non so se fossero belli. Erano diversi. Era come se la città fosse molto piccola, stretta tutta attorno a noi due. Poi quando ci siamo lasciati ho passato dei sabati orrendi. Era come se la città fosse diventata troppo grande e io non avevo il coraggio di affrontarla. Come moglie di Simon sarò la sua fotografa personale e così potrò guardarmi tutte le sue foto quando voglio, senza bisogno di andare in giro come una pazza. No, purtroppo sono finito. Che peccato. Sono insopportabili queste truzze. Allora quella prendete? Questa? Uno, sì. Va bene questa. La 20? Guarda Simon da bambino, che carino. Peccato che questa non la venda. Che insisti, io preferisco John. Clizia, ma guarda quanto è bello. Neanche un pelo. Oddio, svengo. Dai, Rossana, non svenire che mi devi pagare l'hamburger. E qui Simon com'è? Non mi piace, ha un dente un po' all'ingiù. Sembra Simon LeBrut. Rossana, quanto sei pignola quando si tratta del mio. Guardalo qua, sembra un arcangelo. Sì. Rossana, che stai nascondendo? Fai vedere. L'ho comprata perché tu non la vedessi. Capirai per quello che mi importa. Guarda, la faccia da truzza, il culo per terra e i piedi da papera. E gli occhi da Worf. Worf? Ci mancava quello. Ma che ce l'ha con noi? Worf. Sarebbe? Niente che ti riguarda. V come violentatrici, O come occulte, R come ragazzi, F come fichi. Violentatrici occulte di ragazzi fichi. Tu puoi dormire tranquillo. Ah sì? Senti, se mia sorella vede queste, diventa Worf anche lei? Sono quelle nuove. Non lo so, non mi intendo le due. Se non sbaglio siete voi le specialiste. Ah, date qua carine, mi aspetta una Worf. Stronzo d'un Vasco Rossiano. Hai visto quant'era abbronzato? Ma che? Quello è solo lampadato. Beh, vuol dire che mi comprerò un paio d'occhiali neri. Perché? Perché non voglio che veda il mio sguardo vorfissimo. E Simon? E dai, no, andiamo. No, al cinema non ci vengo. E dai, non andiamo, ti prego. Non mi va. Perché non hai voluto fare quello che ho detto io? Ma lo sai che sei proprio un pirla? Ciao. Ecco, bravo. Vedrai. Ogni sabato le stesse storie. Guardate, non comprate un buco. Se non l'ha capito, a noi interessano solo i Duran Duran. Se troviamo qualcosa su di loro, compriamo. Se no, no. Boh, fate un po' come volete. Rossana, guarda. Ecco, ti pareva che quello non si fiondava subito sul porto? Bravo, Cody. Renditi utile. Compra qualcosa. Senta,
Gli faccio vedere qualcosa di più spinto. No, guardi, era soltanto per dare un'occhiata. Per i parci come te è quello che ci vuole. Ho capito, non compra nessuno. Stronza. Anzi, stronze tutte e due. Tua sorella. Poverino, forse abbiamo un po' esagerato. Guarda, ho dimenticato i guanti. Glieli diamo domani a scuola. Clizia, hai notato che Cody ha smesso di portare le Timber? Certo, perché ha capito che un pollo paninaro è una cosa che non esiste. Rossana, hai mai visto un pollo con il Moncler? E una gallina con la borsa di Naio Leali? E una faraona con le Barney? E un tacchino su un enduro? Un coniglio in Renegade? Un uomo con il Alice? Notte, amore. Due ore di menate inutili. Quelli erano fuori di melone. Hanno passato al microscopio il testo. Parola per parola. Per le virgole quasi si picchiavano. Ma ci sono virgole in Viva Inter? No, è quello che modestamente volevo far notare. E poi lo striscione. L'ho dovuto scrivere da solo, guarda che mani. Dado, invece di procurarsi i biglietti, ha portato la bella notizia che forse Calle è influenzato. Secondo te, si può amare un porco? Uè, guarda che Rummenig non è un porco. Rummenig è grande. Ma va, non dicevo di lui. E di chi parlavi allora? Niente, niente. Beh, naso e orecchie da porco, Cody ce l'ha. Hai fatto bene a mostrargli il cartellino rosso. Come? Sì, hai fatto bene ad espellerlo. Se uno fa troppi fagli, è giusto che vada fuori. Ma di un po', che fagli erano? Falli di mano, se proprio vuoi saperlo. Pesanti! Ma lascia stare, Gipo, sei solo un interboy. E tu una scema. Quando l'arbitro espelle un giocatore, non continua a pensarlo sempre, dopo, come fai tu. Gipo. Gipo. Com'è la cagiva Elephant? La moto di Alex è una bomba. Sai che Alex se la fa con la sorella di Chicco? Una vecchia. Non voglio sapere niente. Si chiama Viviana e ha un cane. Quanti anni ha questo Chicco? 13. E sua sorella è una vecchia? Mi sembra. Gipo, dormi che cresci. Gipo, quanto costa una cagiva? Una moto come quella? Una cifra. Per guidarla occorrono 18 anni. Quando sei fuori dal giro dei motorini. Adesso mi fai dormire. Vieni, vieni, basta. Sì, dai, dai, vieni, Rosana. Invernizzi, no? Elena. Due. A. B. Ma avevi ragione tu, Cody è proprio uno stronzo. In che senso? Nel senso che sai. Non era per te. Ma tu mi hai detto che non avevi nessun problema in quel senso. Su, avanti, risolvila. Io... bene anche oggi. Rossana, guarda, sono le foto nuove dei Durant. Che belli. Fa vedere chi ce le manda le foto dei Durant. Non ho sorelle, Alex. Almeno abbiamo capito a chi va dietro. Clizia, guardali. Vattene. Dai, digli grazie. Dai! Ciao. Ciao. Ti ringrazio molto per le foto. Senti, Clizia, ci vieni con me al concerto degli Spandau Ballet? Io... Ma come ti permetti?
Che cosa ti dice a te il melone? ma io veramente, io l'ho chiesto a Clizia. Senti, prima di tutto non interrompermi, va bene? Perché noi al concerto degli Spandau Ballet non ci verremo mai, hai capito? Noi siamo duraniane, sei proprio fuori, va bene? Sei fuori! Ma con chi ce l'ha? Gipo, attento che fuori piove. Mm-hmm. Non bagnarla, eh? Anche questa volta senza sale. Clizia, copri il riso a tuo fratello. Perché? Beh, se no lo mangia freddo, no? Papà, mamma, Clizia. Tu a quest'ora arrivi. Ciao, mamma. Ma tesoro, sei ancora tutto bagnato. Ti potevi asciugare bene, no? Prima di Ti avevo detto di prendere l'ombrello stamattina. Ma quale ombrello? Neanche ce l'ha. Com'è andata oggi? Bene, benissimo. E che cosa vuol dire benissimo? Che non mi hanno interrogato. Che mascalzone. Cody. Clizia. Clizia, non mangi? Non ho più fame. Mi è venuto il mal di testa. Improvvisamente? Non ho più fame. Ma c'è il secondo, un arrosto buonissimo. Lasciala andare. Vai, vai pure, vai. Mangerà dopo. Ma chissà perché mi ha scritto. Accidenti, non si legge niente. Cody mi parla ancora d'amore. Mia cara Clizia, cosa ha scritto? Sei incazzata. Perché? Gipo, tu l'hai letta asciutta? No. Gipo, dimmi cosa c'era scritto. Ma sei sicura di volerlo sapere? Certo che lo voglio sapere, tanto a me di quel deficiente non me ne frega niente. Sicuro? Mia cara Clizia, l'amore è una cosa da grandi. Tra me ed Elena c'è l'amore ed è inutile che tu la monti con i tuoi consigli. D'amore non ne capisci e non ne capirai mai niente. Amore. Non capisco come ho fatto a passare un anno con una stronza come te. Non tuo, Cody. Tanto devi sposare Simon Le Bon. Ho impiegato una vita a sistemare questa casa. Era un amore e me la stanno rovinando tutta. Clizia! Clizia, cosa succede? Ma cosa stai facendo? Guarda, mamma, che non è proprio aria. Non ne posso più, ho 16 anni. Ormai ho diritto alla mia privacy. Non facciamo bambinate, per favore, Clizia. Ho diritto di vivere da sola. Ma dove vuoi andare, conciata così? Trasloco, va bene? Oh. Qui mi sento soffocare, mi state sempre tutti addosso. Ma Clizia, dove vai? Sempre a giudicare, sempre da ridire su tutto quello che faccio. Non vi sta mai bene niente. Ma Clizia, cosa fai? Oh, nella camera della donna, non essere ridicola. Su, smettila. Non ci sono per nessuno. Nemmeno per Rossana. E se è Simon, Simon? Pronto? Sì, un attimo, te la chiamo. Clizia? Clizia non è Simon, è un ragazzo, un certo Alex. Senti, guarda, mi devi aiutare soprattutto qui. Ma che ti importa di filosofia? Dai, parliamo d'altro. Ma come? Ciao, sono Alex. Scusa, non so come, ma ogni volta con te faccio casino. Dai, Luca. Se ti prometto di non parlare più di Vasco Rossi. Di non andare al concerto degli Spandau, di portarti in Inghilterra a conoscere Simon. Guarda che ti prendo in parola. Ci vieni al cinema? Non posso, devo studiare. Senti, Clizia, se il problema è matematica, io lì sono fortissimo. Ma come fai a saperlo? Non me la sa. Beh, c'è una tal per prima. Attenzione, allora? Prego, chiamata urbana urgente. Dammi il tuo numero di telefono. 8, che ti richiamo, 7, quello di casa. Aspetta, 8, 0, 4, 1. Sì. 475-3211. Ok, ciao. Grazie, ciao. Pronto? Clizia, è successa una cosa terribile. Non riesco neppure a parlare. Corro subito da te. Però mi raccomando, tu cerca di stare calma. Anzi, è meglio che chiedi a tua madre un calmante. Uno di quelli belli forti, da ippopotamo. Non ti muovere, sto arrivando. Guarda che ossessione, DJ Television. È un'ora che non danno notizie. Pronto, Elena, sei tu? Per dire
conti. Hai sentito? Come cosa? Che Simon si è sposato? Sì, sposato! Aramaglius moriva. Zitte voi! Ma dai, coraggio, non ne sono sicura. Sì, chiama Ornella, chiama Cecilia, chiama chi vuoi. Ma fai presto, ti prego, perché qui stiamo diventando tutte e due pazze. Sì, sono Rossana, sai niente? No, che cosa? Si è sposato anche John. Che? Si è sposato anche John, ma non è possibile. Tremendo. Ma questa qui mi si è fusa la cotenna. Guarda, io li chiamo 113. Sì, così ci portano all'anello. Ale! Cosa c'è? Non si è sposato? Che ha segnato! Papà, Cali ha segnato! Ha segnato! Attento, Cipo! Pronto? Sono Rossana, sai niente? No, no, neanche noi siamo in paranoia totale. Il numero di DJ Television è sempre occupato. Chi l'ha sta? Pronto? Scusi, è il Corriere della Sera, c'è il dottor Currado? No, non c'è, è uscito, tornerà stanotte, tardissimo! Clizia, ma sei matta? Chi è? Non lo so, papà, non vorrei mica occupare il telefono in un momento tragico come questo, scusa! Un po' di comprensione, siamo state tradite! Un po' di comprensione? Comprensione! Pronto, sono Rossana! Ma come, chi vuoi che sia? Marcella Bella? Senti, lascia perdere gli Spandau, va bene? Ma guarda che sei tutta fulminata! E va bene. Guarda ancora da brio che si destreggia a colpo di testa di Falcao. Perché non andiamo ad occupare il Corriere della Sera? Almeno ci danno notizie sicure. Sì, così l'unica cosa sicura sarà che licenziano mio padre. Vado io. È Simon con la moglie. Stronzo! Ehi, calma, ragazzi! Andrea, Simon, è roba nostra. Ok, ti prego, amico mio. Ma chi abbiamo sentito come la cosa del genere? Allora ascoltatemi, galline. Adesso andiamo tutti in galleria, alle messaggerie. Lì ci sapranno dire qualcosa, ok? Sì, giusto. E se Simon si è sposato veramente, è meglio che lo facciano divorziare. Sennò col cavolo che compriamo più. Certo, hai ragione. Arrivi, dai, andiamo. Avanti, Rossana, sbrigati. Sbrigati, dai. Fuori dalle palle, gallinacce. Forza, andiamo, ragazzi. Dai, Rossana. Dai, Rossana, forza. Arrivo. Dividiamoci. Gipo, spegni tutto! Sono uscite finalmente! D'accordo, spengo! Oh no! Che confusione! Che fanatiche le donne! Pronto? Qui Simon Le Bon Fan Club. No, non sappiamo nulla delle liete nozze. Però stiamo aspettando la bomboniera. Basta, Simona, Simon si è sposato. Ma è vero? Sì, andiamo. Simon, non sposarti! 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 Ho sentito che girano delle voci che Simon Le Bon e John Taylor si sono sposati. Non è vero, quindi non preoccupatevi, sono ancora dei nostri. Felizia, che bello! Non siamo sole! È proprio vero! I grandi dolori servono a maturare. Mi sento già più grande, te lo giuro! Siete ancora più pazze, credetemi! Alex! Non ho richiamato Alex! Dai, Clizia, andiamo! You say you want to see me, and I know you're loving me. Life is low, slow changing. Finalmente sole. Non ci giurare. Ritorneranno presto. Dai, non essere pessimista. Yes, I love you. I love you. Oh no. Moving around the world. Well, I'm singing all my songs. Girl, I've come to see my show. Say, love me, want me.
Pronto? Buonasera, c'è Alex? Ancora? Signorina, quante volte devo dirglielo? Alex non c'è, è andato al cinema. Ma veramente io? Io non avevo mai chiamato. Signorina, dia retta a me. Alex mi ha detto che ci andava da solo, ma non gli creda. Qua telefonano talmente tante di quelle ragazze, ed è giusto così, perché per lui le ragazze devono essere uno svago e non un legame come vuole lei. Gipo, non ci provare. Adesso questa è camera mia. La mia lampada non la spengo. Nonno, ti dispiace se dormo con te solo per questa sera? E perché? Papà e mamma sono di là. Tu sei qui. Noi ci vogliamo bene. Perché mi sento così sola? Ah, non lo so. Io sono molto felice. Perché tu sei piccolo. Alla tua età anch'io ero felice. Se vuoi puoi dormire qui anche domani. Quanto vuoi. Basta che rispetti la mia zona. Gipo, tu ci hai mai parlato con Alex? Con chi? Con Alex. Sì, una volta. Mi ha chiesto di postare un biglietto a una della terza C. E tu? L'ho portato. Glezia, ho sonno. Hai sempre sonno. Gipo, secondo te è meglio Alex o Cody? Alex. Perché? Perché ha conosciuto Rummenigge. Gli ha stretto la mano. Lui personalmente. Gipo, se io mi metto con Alex, tu cosa ne dici? Sì, che è vero. L'ha giurato sull'Inter. Gipo! Ti ho chiesto di aiutarmi, non di farmi la predica. Elena, ma la colpa è tua. Te l'avevo detto di non fidarti di quello stronzo di Cody. Clizia, dai, non andartene anche tu. Oh, Clizia, aiutami, ti prego. Certo che ti aiuto. Sono disperata, non so che cosa fare. Dai, Elena, calmati adesso. Ma che è successo? Sembrate la Pietà di Michelangelo. Cody ti ha piantata, eh? Lo sapevo, guarda, lo sapevo da quando l'ho visto in giro con Alex. Ma che stai facendo? Sei pazza da batterti? Rendigli pan per focaccia. Rossana, vuoi stare zitta? Senti che facciamo, io organizzo una festa a casa mia, poi tu vieni. Rossana! Senti, non strillare perché non sono sorda. Rossana, Elena è incinta. E di chi?
stronza! Sei più stronza di Cody. Mi ha detto la stessa cosa anche lui. Hai capito, Cody? E io che lo credevo il re del sesso soft. L'hai scampata davvero bella, Clizia. Elena, sei la prima del gruppo. Dobbiamo festeggiare assolutamente. Rossana, piantala. Per fortuna non è ancora una cosa sicura, però è una cosa molto grave. Appunto, io cercavo di sdrammatizzare, no? Dai, andiamo. Andiamo. Non è il caso di fare così. Qual è la città più dolce d'Italia? Crema, ma che cosa vi insegnano alla scuola oggigiorno, eh? E la città più alta? L'Aquila. E la città più pesante, invece, eh? Piombino. Chiedete, chiedete, coraggio. E qual è il cantante più bello del mondo? Simon Le Bon. Un test per la gravidanza. Sì? E cosa vi serve? Un test per la gravidanza. Come? Non capisco. Vorremmo un test per la gravidanza. Parlate una alla volta, non capisco. Sei sordo o sei rincoglionito? Ah, dottore, ci penso io. Ditemi, ragazze, quanti ve ne occorrono? Ne basta uno. Benissimo. Sapete come usarlo? Leggete bene le istruzioni. Quando non si è pratiche, bisogna fare molta attenzione. A chi lo do? Ma insomma, non possiamo proprio dare un'occhiata. E dai, Rossana, avanti, smetti. L'abbiamo messo la sveglia apposta. Le istruzioni parlano chiaro. Attendere 2 ore dopo l'immissione dell'orina nella provetta. 2 ore! Se il liquido non presenta variazioni, non c'è nessuna gravidanza in corso. Se invece sulla superficie compare un cerchietto, la gravidanza è effettiva. L'importante è stare molto calme. Calme, d'accordo? Non riesco nemmeno ad alzarmi. Se ero incinta io abortivo dallo spavento. Vado, vai. Io vai. Vedrai che è tutto a posto. Non ti preoccupare. Allora? Che vuol dire quella faccia? C'è il cerchietto. Cerchietto? Sembra una ruota di bicicletta. Dimmi una cosa, Elena. Prima di fare il test, per caso hai assunto sostanze particolari? No, no, niente. Pensaci bene. Beh, ho solo bevuto qualche Coca-Cola. 8, 4, non mi ricordo. Poi ho mangiato dei cioccolatini, forse un netto e mezzo, con le mandorle. Qualche tortina e poi, sa, col nervosismo che avevo addosso. Lo immaginavo. Benedette ragazze, questi test funzionano alla perfezione a patto di non caricare il corpo di stimoli chimici che alterano fatalmente. Dottoressa, lei ci vuole dire che Elena non è incinta? Esattamente, Elena non è incinta. Ah! Che gioia! Lo sapevo. Quello stronzo di Cody non è abilitato alla paternità. Però dobbiamo fargliela pagare. Una per tutte, tutte per una! Forza! Sì, sì! Sbrigati! Un attimo, sto finendo! Dai, leggi! Dai, leggi! Caro Cody, i miei timori si sono rivelati esatti. Purtroppo sono incinta. Ho fatto molto male a fidarmi di te e delle tue teorie. Per quanto riguarda le ragazze, sei un pericolo pubblico. Avanti. Comunque, ormai è fatta. Cerca di comportarti da persona seria e non da truzzo. Mi servono dei soldi per certe cose. Per ora mi dovrebbero bastare 200.000 lire. È ovvio che non posso chiedergli a mia madre, perché quella mangerebbe subito la foglia. Verrò a prenderli al negozio di tuo padre alle 5. Grazie. Mi raccomando, non fare il furbo. Quando mi vedi arrivare, esci fuori. E se non hai i soldi con te, guarda che entro. Dico tutto a tuo padre e i soldi me li faccio dare da lui.
E se anche lui fa lo stronzo, di notte vi metto i cartelli sulla vetrina, così scoppia uno scandalo e nessuno comprerà più i vostri orrendi pollastri. Ciao, paparino. Ci vediamo oggi alle 5. Duecento cinquanta! 50.000 in più! 50.000 in più! Di Cody ci abbiamo comprato i dischi per i bambini africani. Alla salute di Cody! E anche alla, alla salute! Alla salute! Potevamo anche chiedergli 300.000 lire. Anche 1.000.000. Esagerato. Cody non è mica ricco come Simon. Certo, a Simon non avrei mai chiesto niente. Pensate che faccia farebbe Cody se ci vedesse. Sarebbe la volta che si trasforma in un pollo. Peccato che l'abbiamo già spennato. Lo potremmo pure mangiare. Beh, no, è troppo indigesto. Potremmo sbudellarlo e farlo alla diavola. No, meglio in umido con la polenta. E questo è il mio regalo per Cody. Un sacco di risate. Alla faccia di Cody. Bene. Adesso che siamo tornate tutte scapole, dobbiamo affrontare la realtà. Ci dobbiamo fidanzare seriamente. Giusto! Vediamo. Eccolo qui! Vi annuncio ufficialmente che sposerò Simon Le Bon. E io John Taylor. E io. Resto sola. Tu ti prendi gli altri tre. Però... Ecco DJ Television, finalmente! Chissà cosa fa. Rossana, se John Taylor non ti sposa, fai la mia segretaria. Ciao a tutti da Claudio. Eccomi qui per parlare di una cosa particolarmente interessante. Allora, per parlare del regalo che DJ Television farà a tutti quanti voi esattamente alle ore 24 della notte di Natale. Mi raccomando, ragazzi, soprattutto ragazze. Su, dai, perché la cosa è veramente incredibile. Pensate, DJ Television a Natale, la notte di Natale, trasmetterà in esclusiva per voi uno special completamente dedicato ai, tenetevi forte, Duran Duran. Sì, avete capito bene. Questa è la grossa sorpresa per il Natale 1984 dedicato a tutti i nostri ascoltatori. Allora mi raccomando, segnatevela questa cosa, è importantissima. La notte di Natale, non prendete impegni, alle ore 24 da DJ Television, Duran Duran. Ciao nonno! Eccoli qui, i miei nipotini! Vieni, Gipo, dove vai? Vieni
Venite qui subito! Tizia, vieni qua! Nonno, l'hai aggiustata l'antenna? Guarda un po' sul tetto, guarda che razza d'antenna che ci ho piazzato! Roba da IT! Arrivederci! Tipo, dove vai? Vuoi venire ad aiutare tuo padre? Sempre così, non ci siete mai quando c'è bisogno di voi! Tizia, lascialo stare, tuo nonno, tanto l'antenna funziona! Aiutami a scaricare adesso, vieni! Dai, avanti! Dove andate, Tizia? Piano, calma! Sei sicuro che funzionerà? Funziona. Ma è possibile che grande e grossa come sei ancora ti piacciono questi dran dran? Nonno, te l'ho detto 100 volte che non si chiamano dran dran, ma duran duran. Ma ho colpa io se hanno scelto un nome da imbecilli. Ciao. La metti così? Va bene. Gipo. Amore. Sì. C'è i toringrati. Tizia, perché non mangi? Stai male? Non ti sente. Fa sempre così quando sogna Simon. È come le tre scimmie. Non sente, non vede e non parla. Ma Simon è fortissimo. È un ladro di sensi. Speriamo almeno che impari l'inglese con queste canzoni. Così servono a qualcosa. Dai, Clizia, dobbiamo andare a sciare. Te lo lascio il latte, se no lo metto in frigorifero. No. Vuoi un po' di panettone? Niente. No, quello è per me. Mettilo da parte in cucina. Me lo mangerò dopo aver solcato le piste. Boh. Dai, Ro, datti da fare o fai la vigilia di Natale con tua madre a cena e quel nuovo coglione del bollito. Abate Camilla. Pronto? Ciao, Camilla. Sono Rossana. Senti, che fai stasera? No, niente, io sai, le odio le feste. Vorrei svegliarmi dopo la Befana. E tu che fai? Ah, no. No, grazie. Mangiati il tacchino con tua nonna. Va bene. Ciao. Oddio, come si chiamava? Argelati Franco. Ah, speriamo. Però carini. Chissà cosa fanno quelli di stasera. Zanetti Massimo, non ci conto allo zio prete. Pronto? Massimo Zanetti? Sono Rossana, ciao, come stai? Come chi? L'Invernizzi? Ciao. Senti, volevo sapere se sei libero stasera. Ah, certo, lo zio prete. L'ha messo a mezzanotte. Ah, ho capito, va bene, ok. Sì, ci sentiamo, ciao. Ciao. Ma chi l'ha detto che la famiglia italiana è disastrata? E tu, bello, ti costa tanto chiamarmi? Il mio diario continua. Natale sulla neve. Mancano 14 ore allo special. Detto così sembra niente. Ma se considerate che 14 ore sono 840 minuti e peggio ancora 50.400 secondi, avrete un'idea dell'inferno. L'unica era passeggiare sulla neve, mentre Gipo sciava, papà e mamma sullo slittino e io con loro, per stordirmi di stanchezza e non pensare a niente. Porta fortuna questa candela. Indovina chi sono. Non lo so chi è. Ah, dai, indovina chi sono. Sei Alex. Brava, hai orecchio per le voci. Senti, puoi darmi il numero di telefono di Clizia in montagna? Sai, volevo farle gli auguri di Natale. Non ce l'ho. Mi dispiace, il numero di Clizia in montagna non ce l'ho. Comunque, guarda, non credo che abbia il telefono, sai? No. Ah, non ce l'ha? Che peccato. Senti, Alex... volevo chiederti se volevi venire a vedere lo special dei Duran in TV a casa mia stasera. Lo special dei Duran da te? Sì. Perché no? Va bene.
bello, non sto sola. Oh, ti riesci a indovinare per primo. Su, forza. I dischi di Madonna. No, no, sei tu. Dei Duran Duran. Nemmeno. No, però, insomma, Cocchrello. Lo stereo nuovo. Nemmeno. Un computer. No. Delle macchinine. Indovinare, è facilissimo. E allora cosa vuol dire? Oh. È un videoregistratore. Così tu registri la tua Inter, tu i tuoi Duran Duran e mi lasciate in pace. E io tutti i miei film d'amore. No, no, quelli poi no. Allora me ne preferisco. Ah, carini, a me niente, non ho così tanto in città. Allora, Clizia. Cosa c'è fra mezz'ora? Papà, cosa credi? Lo so, lo special di Duran. Dai, Gito, metti cani. Ciao. Cody. Cody. Basta. Alla salute e buon Natale. Ciao, ragazzi. Buon Natale. Ci parla, basta, questo zitto, Natale 1984. Dai, che è meglio Madonna. Quando è Natale ci sono i regali. Auguri. Come questa collana che mi hanno regalato. Grazie, auguri. Auguri. Auguri anche a voi, ragazzi. Grazie tanto. No. E allora noi vorremmo dare un regalo a voi. Quest'anno, 1984, come regalo di Natale, abbiamo scelto l'intervista in esclusiva con Duran Duran. Tanti auguri di buon Natale. Papà, guarda, guarda. Ah, e dura anche sballo. Io sono super. Super, che bruttone. Oh, Lizia. Simon è il più bello, ti batte tutto. Bello, dai, quello sarebbe mettilo. Quello più bello di me. Non è male per niente, forse. Scusa. Avvicinati, Simon, avvicinati. Nonno, dov'è la pila? Vado a prenderla. Non è possibile. Guarda che la lampada a pila è là in fondo. Quelli dell'Enel, li odio, nonno, come faccio? Con questo tempo potrebbe anche essere un guaio molto serio. Nonno, è tutta colpa della tua antenna. Ma che cosa c'entra l'antenna? Ma cosa dici? Ah, scommetto che è Clizia. Avevi detto che non hai il telefono. Beh, forse gliel'hanno messo oggi, no? Pronto? Pronto? Lo sapevo che eri tu. Sono più belli del solito. Yeah, hello everybody watching DJ Television. Hello. Come è saltata la luce? Ma Clizia, tu devi fare una causa all'Enel per 1 miliardo. Dai, senti, passami. Qui c'è una persona che ti vuole parlare. Non ti posso dire chi è. È una sorpresa, aspetta. Aspetta. Tieni, parla. Pronto? Clizia. Pronto, Rossana? Nonno, che succede? Ma sarà caduto un palo del telefono. Non c'è motivo di preoccuparsi. Non è possibile. Tra un paio di giorni lo tirano su. Ma succede tutto in questa Clizia, casa. Non mamma! Non isterica. Era meglio se rimanevo a Milano. Deve essere successo un casino. Vedrai che appena può ti richiamo. Senti, io mi sono ricordato una cosa. Devo andare. Vengo anch'io. No, no, Cody. Tu se vuoi resta. Tanto la punizione l'hai già avuta. Non ti accompagno. La strada la sai. Ciao. Ciao. E Clizia? È in casa. Clizia? Clizia? Sveglia, pigrona. Ho una buona notizia. Non ci sono buone notizie. Io dico di sì. E io dico di no. Scendi e vedrai. Ciao ragazzi, ecco arrivato questo Natale 1984. E quando è Natale ci sono i regali. Quest'anno, 1984, come regalo di Natale, abbiamo scelto l'intervista in esclusiva con Duran Duran. Oh yeah, DJ TV, hi. Ciao, Simon Von speaking. Duran at Sanrio, for sure.
le sere. Nonno, come hai fatto? L'ha portato lui. Chi? Lui. Alex! Ciao. Scusa l'improvvisata, ma non sapevo come avvisare. Scusa, bello essere giovane. Sono ancora in pigiama. Oh, beh, è carino. Dici? Beh. Sei venuto in moto? Sì, devo tornare a Milano prima che geli. Allora, vieni. Vediamone un pezzetto. Lo prendo anche tu, guarda. Oh, you want to watch the car go? I'm touched, truly. Clizia, cosa c'è? Sogni? Spero tanto che... Cosa? Che quando vedrai Simon, penserai anche un po' a me. You say once in me, and I know you're loving me. Life is slow changing, just a teenage dream. I love you, yes I love you. Chi non muore si rivede, eh? Ti presento Clizia, un'amica, Viviana. Ah, tu sei la sorella di Chicco. Ah, ma allora sono molto conosciuta. Beh, veramente è mio fratello che è conosciuto. Sai, gli fanno un sacco di pubblicità. Chicco, tutto per l'infanzia. Ma vedo che anche tu ti sei dato all'infanzia, o sbaglio? Qual è la città più innamorata d'Italia, eh? Clizia. Ma come, non lo sapete? Corri, corri, scappa! Clizia! Credimi, è terribile. Dai, Clizia, su, non piangere, non fare così. Cosa ti aspettavi, che Alex fosse meglio di Cody? Guarda, sarà banale, ma è così. Sono tutti uguali, non c'è niente da fare. Allora io preferisco continuare a sognare l'amore vero. Chi? Simon e John? Lo so, ma ogni tanto avrei anche voglia di vederlo. Di dargli un bacio. Dillo a me. Ma insomma, John, ti vuoi coprire? Cosa fa? Rossana, stai dando i numeri. Ma no, è John, è arrivato adesso, è arrivato da Birmingham 2 ore fa. Pensa che la portiera non voleva neanche farlo salire. Adesso è qui tutto nudo, poi perde anche la voce, io non capisco. Rossana, secondo me hai visto troppi video, stai male. Ma chi c'è qui? Oddio, ma c'è anche Simon. C'è anche Simon. Ma sì, adesso è arrivato anche Simon. E anche lui è tutto nudo, io non lo so, sta facendo capriole, sta facendo di tutto. Va bene, Rossana, ti saluto. E vuoi che ti saluti già? Sì, ma prima Simon. D'accordo, ciao. Simon nudo. Che ridere.
La profia di matematica aspettava due gemelli. L'aveva detto l'ecografia. E dal momento che presto sarebbe rimasta a casa, aveva deciso di finire il programma entro aprile. Non si fidava dei supplenti. E così erano montagne di compiti a casa, studiate pazzesche, almeno un compito in classe la settimana. Ce ne toccava uno proprio alla seconda ora di quel giorno. Bene, allora. La matematica non è il mio forte. Qualcuno però, ancora più debole di me in matematica, aveva pensato di risolvere radicalmente presente il problema. Aloisi, Alina. Presente. Bartoloni, Michela, c'è? È a letto. Cocchi, Patrizia. Presente. Franceschini, Luciana. Non è venuta. Sì, avanti. Professoressa, la vogliono al telefono. Non fate come al solito, eh? State buoni. Ciao. Ehi, Vitas, un attimo. Vabbè, dai, quello è il compito in classe. Clizia. Clizia, prometti di stare calma. Che c'è? Vengono. Vengono. Guarda, Rossana, che sei uno scherzo. No, te lo giuro, questa volta non è uno scherzo. E sai dove vanno? Al Festival di Sanremo. No. Arriva. Dai, sbrigatevi. Guarda che scherzo cretino, mi fanno andare fino a là, tutte quelle scale. E poi al telefono non c'è nessuno. Resta confermato, il compito in classe per la seconda ora. D'accordo, ragazzi? Mi raccomando, fate bene, perché l'ultima volta è andato malissimo. Sanremo è così vicina. Secondo me, quando papà lo vedrà, dirà... Stacca quell'affare. Mi manda di traverso il cappuccino, quella faccia da pirla davanti agli occhi. Gipo, perché non chiediamo a papà di portarci a Sanremo dai Duran Duran? A papà? Sei pazza? Figurati se ci porta. E perché no? Ma no, anche qui. Chi vi porta e dove? Papà, a Sanremo. E a fare che cosa? A conoscere i Duran Duran. Ma Clee, figurati, lo sai che a papà le canzoni non piacciono e poi è anche stonato. Non è vero, queste sono tutte scuse. La verità è che papà non è abbastanza importante. Crizzi. Pippo Baudo ci riesce a far conoscere i Duran alla figlia e lui no. Perché ho un padre giornalista? Perché non sono io la figlia di Pippo Baudo? Clizia, sì, buona, stacca quell'affare. Mi manda di traverso il cappuccino quella faccia da pirla davanti agli occhi. Come vuoi, papà. Ehi, cos'è questa gentilezza, eh? Stai tramando qualcosa? Allora? Senti, papà, dimmi una cosa. Pippo Baudo è molto più importante di te. Purtroppo sì. Un festival di Sanremo, se vogliamo, per quindicenni. Sono infatti arrivati Duran Duran ed è stato subito delirio. Viene in mente il 1964 con l'arrivo dei Beatles in Italia. La storia si ripete. Ben arrivati quindi i Duran Duran, idoli delle nostre figlie quindicenni. Ora pensa se fossimo là. Speriamo che parli, così registriamo almeno la sua voce. Ma perché? Perché abbiamo due padri così deficienti? Cosa gli costava al mio far chiudere un giorno il tribunale e portarci lì? Clizia, Clizia, guardali. Li amo, li amo, li amo. Prenderei anche 10 treni pur di vederli. Ne basta uno. Quello delle 9:15. Domattina. Cioè, tu vorresti dire che... Ma se tu non vuoi venire, non importa. Ehi, di un po' tu. Ma cosa avete in testa voi due?
Ma non capisco. Di che cosa stai parlando? Ah, davvero? È un'ora che sto pensando se dirlo a tuo padre o no. Noi non volevamo fare niente di male. Niente di male? Clizia, lo sai che a volte hai una gran faccia tosta. Comunque dovrò dirglielo per forza, perché la comunicazione del preside parla chiaro. E quindi glielo dico, va il bene? Il preside? Ah, sì. Ah, certo. Ma che cosa c'entra il preside? Ma... Clizia, amore. Ah, non lo so, non ci capisco più niente. Non me lo sarei. Rubare il compito dalla borsa della professoressa è grave, ma copiare male è una cosa ancora più grave. Ma io cosa c'entro? Tu forse no, ma quei 5 imbranati che casualmente hanno saltato lo stesso passaggio dell'espressione, sì. Come potevate pensare di passarla liscia? Ciao, papà. Stai attento, tu. Ma che cazzo? Scusate, noi andiamo in classe a portare libri. Chissà che sbrodolata ci farà il preside. Scusate. Sana. Papà, vi raggiungiamo in presidenza. Torniamo subito. Prego. Sbrighiamoci. Sono andati. Possiamo andare. È tardi, non ce la faremo mai. Forza, sbrighiamoci, dai. Alex! Dai, Alex! L'unica possibilità, Alex! Ce ne devi assolutamente accompagnare. Assolutamente. Non puoi dire. Forza, Alex. In tre sulla moto, no? Oh, dai, ti prego. Solo per una volta. Vabbè. Grazie. Grazie. Ciao. Tenetevi forte. Ciao. Pronti? Buongiorno. Buongiorno. Allora, cominciamo con l'appello. Finardi, accompagnato da? Dal padre. Fornaciari, accompagnato da? Dalla nonna. E dai. Gurrado, accompagnato da? Dai genitori. Ma Clizia dov'è finita? Sarà in classe, vedrai che adesso arriva. Nannini, accompagnato da? Quest'amore è una camera. Silenzio! Siamo a scuola, non siamo al festival di Sanremo. Sanremo? Sanremo. Sei sicura che nessuno si accorgerà del nome? No, figurati, guardano solo la foto. E tuo padre come fa a entrare al Corriere? Se la prenderà con mia madre, tanto la colpa è sempre sua. Non hai paura? No, tanto ormai non ci prendono più. Non di quello, ho paura di vederli. Pensi che rimarremo deluse? Ma figurati. Quando vedrò Nick, Roger e Andy li reggo. Ma quando vedrò John? Oddio, non rispondo di me. Che tu sappia, è mai morta qualcuno vedendo Simon? No. Beh, io sarò certo la prima. Signorine, biglietto, prego. Ragazzi, sveglia. Ah. Oddio, Clizia, dove l'ho messo? No, quello è il mio. È molto semplice. Io da Sanremo riparto con Simon. Lo sai che stai diventando più matta di me? Sì. Sono sicuro che è tutta colpa di Rossana. Quella assomiglia tutta a sua madre. Anche Clizia ultimamente era un po' strana. Noi pensavamo fosse una crisi di adolescenza e invece... Altro che crisi. Vede cosa succede ad aver fiducia? A trattarle come delle adulte? Ma giuro che questa volta me la paga. Beh, questo discorso va avanti da 90 chilometri. Vogliamo accendere la radio? E va bene, accendila. Via Radio DJ. Trasmettiamo il servizio in diretta dal Festival di Sanremo. Lui ora è salito in camera sua, io non l'ho potuto vedere. Che se faccio la finestra? Ma lo dico vedere. Se faccio la finestra? La finestra. Sto vedendo dalla finestra, mia santo, non chiediamo. Posso vederlo, posso vederlo. Ma tanto tu sei qui, no? Tanto lui da qui deve uscire, no? Tu sei qui, vero? Io sono qui dalle 9:30 di stamattina. Mi sono svegliata. Se mio padre la sentisse, direbbe: senti quella là. All'idea che mia figlia sia in mezzo a quella massa di deficienti, mi sento male. L'hai sentita? A pensare che nostra figlia è in mezzo a questo branco di deficienti, mi sento male. Ah, no, senti, Lello, adesso basta, per favore. Clizia e Rossana non sono due deficienti, lo sei tu e lo sa anche lei, avvocato. D'accordo, hanno questa mania dei Duran. Ma che cosa c'è di male?
È un sogno come un altro. Certo, molto meno pericoloso del calcio. Soltanto che tu, Gibo, le trasferte dell'Inter ce lo porti. Mm. E appena Clisse ti ha chiesto di portarla a vedere i suoi idoli, che cosa le hai risposto? Di no. E anche lei ha risposto di no a Rossanna, avvocato. O sbaglio? E poi ti ricordi noi due dove ci siamo incontrati? Nel 65, al Vigorelli a Milano, al concerto dei Beatles. Sì, certo, al concerto dei Beatles. Io avevo 17 anni, un anno più di Clizia. E anch'io c'ero andata di nascosto senza dirle ai miei, ma non per questo mi sono rovinata o sono fuggita con Paul McCartney. Era meglio. Purtroppo. Torniamo indietro, non facciamo figuracce, non rendiamoci ridicole agli occhi delle ragazze. Sono sicura che prima di sera Clizia e Rossanna saranno di nuovo con noi. Ha ragione, allora torniamo indietro. Ancora qui, eh? Fuori! Fuori! Fuori, ho detto! DJ Television. Prego, prego. Siamo del giornale Tutto. Lei è la mia fotografa. Si accomodi. Un momento, signorina, dov'è la macchina fotografica? Dov'è? Ah, non lo so. Se non lo sa lei, dov'è la macchina fotografica? Non lo so. Signorina, per cortesia, senza macchina non può entrare. No. Non faccia Io discussioni, prego. Per favore. Non ho tempo da perdere. Vada fuori. Ma. Non può. Ti posso dire una canzone? Mucchio selvaggio. Prego. Io in mezzo a questi scalmanati, ma io me ne vado. Tornerò qui da vincitrice. Mi dispiace molto per Rossana. Ha sediato anche oggi da Scatenate Ragazzine, l'albergo dei Duran Duran. Il Festival di Sanremo 1985 vive così la sua illusione internazionale. Che fanatiche le donne! E mia sorella tra quelle. Meno male che mi sono portata le mie scarpette nuove. Simon è uno che all'eleganza ci tiene. Sono sicura che farò colpo. Dio, però, come sono scomode. Scusate! Per favore! Per favore! Ehi, Simon? Ma come? Non lo sai? È caduto. È all'ospedale. Simon! Sì, l'hanno portato adesso all'ospedale. Che umiliazione. Entrare qui dove tu, amore mio, stai soffrendo in chissà quale modo atroce. E io con un semplice piede rotto. Simon.
Oggi è la giornata del metatarso sinistro. Stesso piede, stessa frattura per tutte quelle ragazze e per quel cantante. Quale cantante? Ma quello biondo con l'orecchino. Quello che fa diventare pazze anche le mie benedette figliole. Quello dei Duran. Vedi, questa è la sua lastra. E adesso dov'è? Potrebbe essere in sala Jessie. Ma che cos'hai? Ti senti male? No, no, sto benissimo. La prego, mi faccia ingessare anche a me. La prego. Non so se adesso si può. Per me è importantissimo. Mi faccia venire in sala Jessie. Senti, tu stai calma. Io adesso vado a vedere che cosa si può fare. Mi raccomando, torno subito. Rally di Monte Carlo. Simon! Stop that, Simon! Stop that. Non è niente. Come on, mate. I was waiting outside. Come on, hurry it up. Simon! Simon, aspettami! Signora. Devo raggiungerlo! La prego, stia ferma. Fa male, Sia buona, la prego. Mi dica dov'è. Voglio soltanto vederlo. Vederlo e basta. Sono venuta da Milano apposta. Ma benedetta ragazza, non so niente. E poi ti pare che in un ospedale tutto questo macello? Fa piano! Fa piano! Saremo sposati, te la farò pagare. Ti ho inseguito apposta da Milano, solo per la foto del tuo osso. Che poi sul lucido non si possono neanche fare gli autografi. E nessuno ci crederà che è proprio tuo quest'osso qui. Accidenti. Simon, non per sfiducia, ma sei sicuro che io e te ci sposiamo? Lo so che vale la pena di aspettarti, me lo ripeto sempre. Ma sei così lontano, così irraggiungibile. Serve un passaggio per Milano? Sì, perché sennò qui arrivo nel 2001. Alex, ti dispiace se ogni tanto ti chiamo Simon? Chiamami Simon.
No, guarda che Simon lo porta a sinistra. Gennaio 1986. Simon si è sposato. Senza dirmi niente. È già il suo secondo matrimonio. C'è un detto. Non c'è due senza tre. Io continuo a sperare. Chi si è sposato per la prima volta è Cody. Pasticcini, cioccolatini e tortine a parte, Elena è rimasta incinta. L'attesa di un bambino da strane voglie. E Cody se ne approfitta prima della moglie. Gipo, che adesso è alto un metro, una banana e una ciliegia, aspettando di sposare Madonna, tenta di iniziare dei filarini con delle ragazze sempre più grandi di lui. Ah, eccole. Ciao. Ciao. Finalmente ciao. Siete non mi arrivate. Un po' tardi. E allora cosa facciamo? Non lo so. Vi porto in discoteca. Ok, andiamo. Io prendo la gialla. Andiamo. Per poter finalmente arrivare a John, Rossana fa la giornalista. Buonasera, chi vi parla è Rossana Invernizzi. Questo è il mio primo servizio per TV Sorrisi e Canzoni. Dunque, qui vicino a me c'è Simone Izzo, alla quale vorrei fare una domanda. Senta, signora Izzo, lei è stata sposata con un famosissimo cantante, Antonello Venditti, cantautore popolarissimo. Volevo sapere che cosa ne pensa della vita coniugale con un divo. Non lo so, io ho divorziato. Grazie. E che devo dire di me? Diciamo che ho detto addio ai piumini e mia madre mi ha comprato un cappotto che mi sta largo. Però piace tanto ad Alex. Finalmente si è sposato. Ehi, adesso mica te ne inventerai un altro. Dai, Alex, Simon e Simon, non lo si dimentica. Non preoccuparti per me. Ma si è sposato. Beh, vuol dire che aspetteremo il divorzio. L'ha già fatto una volta, lo farà un'altra. Dai, Simon. Qual è la città più innamorata d'Italia? La nostra. La nostra.